giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora, e diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Il racconto che abbiamo appena ascoltato del Vangelo di Marco è certamente un racconto drammatico. Finita l'ultima Pasqua celebrata con i discepoli, Gesù si reca nell'orto del Getsemani, conosciuto anche come Orto degli Ulivi. Come vedete, il contesto di questa lezione è esattamente quello dell'Orto degli Ulivi, una collina di fronte a Gerusalemme. La parola Getsemani viene dall'ebraico e significa frantoio. In questo giardino di ulivi era presente un frantoio. E questo è un dato importante. Sembra che i proprietari di questo giardino fossero legati a Marco, l'evangelista. E anche questo è un dato importante perché, come vedremo più avanti, proprio nel Vangelo di Marco c'è la presenza di un ragazzo che non è presente in nessun altro dei Vangeli, un ragazzo che è testimone di questa scena, ma questo lo vedremo al prossimo racconto. Torniamo al nome Getsemani. È importante per comprendere il valore di questo racconto. Abbiamo detto che Getsemani è il frantoio, quindi il luogo dove le olive vengono triturate per dare l'olio. Un bene preziosissimo ancora oggi. Al tempo di Gesù l'olio veniva usato per tante cose, ad esempio per fare i profumi, oppure per condire il cibo, ma anche per lenire le ferite. Questa immagine del frantoio è un'immagine molto forte. Gesù amava questo luogo dove spesso si recava in preghiera, si recava per pregare, perché forse proprio questa immagine delle olive che vengono triturate e dalla spremitura delle olive esce l'olio prezioso ci aiuta a comprendere quello che sta per avvenire a Gesù. Il sacrificio di una vita per donare qualcosa di buono, qualcosa di essenziale. Come vedremo più avanti, analizzando il racconto della morte in croce di Gesù, lo stesso Gesù viene triturato, perché quello che lui subirà dal momento dell'arresto, passando attraverso la notte in prigionia, la flagellazione e la crocifissione, sono proprio una violenza fatta sul suo corpo. Ma da questa violenza atroce e insensata nascerà qualcosa di nuovo. Torniamo ora al brano. Gesù arriva all'orto del Getsemani insieme ai suoi discepoli e, appena arrivato, prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè i primi discepoli che lui ha chiamato. Li porta con sé, li vuole vicini,
perché Gesù è in difficoltà. Addirittura il testo dice che comunica ai discepoli che la sua anima è triste fino alla morte. Questo è un brano importante perché ci introduce ancora di più nella profonda umanità di Gesù. Questa espressione, la mia anima è triste fino alla morte, certamente richiama il momento che sta vivendo Gesù, il fatto che lui sa che a breve sarà arrestato e il suo futuro è un futuro segnato dalla morte. Ma io credo che in questa espressione ci sia anche dell'altro. C'è una tristezza profonda di fronte a una domanda che probabilmente rimane senza risposta, e cioè perché? Perché l'amore che ho annunciato, perché questa nuova visione di umanità riconciliata e pacificata non viene accettata? Perché c'è il rifiuto di questa visione diversa della vita? È una domanda straziante, perché la dedizione che Gesù ha messo nelle cose che ha fatto è stata eccezionale. E quindi Gesù si trova di fronte a un fallimento. Quando Gesù arriva con i discepoli, gli dice di vegliare con lui, di stargli vicino, ha bisogno dei suoi amici vicino a lui. E anche questo è un segno della profonda umanità di Gesù. Detto questo, si allontana di qualche passo e l'evangelista Marco, raccontando ciò che avviene a Gesù, fa percepire ancora di più l'aspetto drammatico. Dice, cadde a terra, come se gli fossero mancate le forze, svenne. E nel momento in cui cade a terra, incomincia la sua preghiera. E l'inizio di questa preghiera è emozionante, drammaticamente emozionante. Perché Gesù si rivolge a Dio con queste parole. Abba, padre. Abba in ebraico significa papà, è il modo affettuoso di chiamare il padre. E quindi in questo momento drammatico della sua vita, Gesù si rivolge a Dio e lo chiama papà. Aiutami. Allontana da me questa prova, la fatica che viene a galla in Gesù, la fatica di sentire che quello che sta per affrontare è forse troppo per le sue forze, e si rivolge al Padre per chiedere aiuto. Se è possibile, allontana da me questo calice, ma non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Ed ecco il momento del coraggio, il momento del coraggio in cui Gesù affida la sua vita al Padre, dicendo sia fatta la tua volontà, perché Gesù sa bene che la volontà del Padre non è certo quella di vederlo morto, non è certo quella di lasciarlo in balia di coloro che lo crocifiggeranno, ma che la volontà di Dio si manifesta in questa sua onnipotenza d'amore, questa sua forza capace di affrontare ogni cosa per rivelare la grandezza dell'amore. E quindi di fronte a questa volontà Gesù si affida e dice chiaramente: sono pronto a tutto per fare questa volontà, perché la violenza, l'odio, l'ingiustizia non prevalgano sull'amore. E finita questa preghiera, torna da Pietro, Giacomo, Giovanni e li trova addormentati. È come se noi fossimo fuori casa, chiamassimo a casa dicendo che c'è successo una cosa terribile e che stiamo tornando, e quando torniamo a casa troviamo che tutti dormono, come se noi non avessimo detto nulla. Che cosa penseremmo? Probabilmente quello che ha pensato Gesù: non ve ne importa niente di me? Non siete riusciti a stare svegli? E li richiama: pregate, perché lo Spirito è pronto,
ma la carne è debole. Pregate perché il desiderio, la volontà di compiere questa missione c'è, ma la debolezza è altrettanto forte. E quindi bisogna lottare, e lottare attraverso la preghiera. E quando torna, per l'ennesima volta, li trova ancora addormentati. Gesù si sente solo, completamente solo. E quando torna per la terza volta, ecco che la sua parola dice: beh, ora dormite, dormite pure, ormai è finita. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani di coloro che lo uccideranno. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E quindi il racconto di questa preghiera, di questo momento così duro che Gesù ha vissuto nell'orto del Getsemani, finisce evocando il momento del tradimento. Non solo Gesù è stato abbandonato da coloro che per primi l'hanno incominciato a seguire, ma ora sta per vivere il tradimento di uno dei suoi apostoli. Il momento della prova è arrivato. Ora riuscirà a rimanere saldo nella fede solo chi, grazie alla preghiera, avrà creato in sé il coraggio di affrontare la prova per ribadire la verità dell'amore.